Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di NBG Official TV. Io sono Saba e quest'oggi, come avrete letto dal titolo, siamo qui con un video acquisti speciale. Tranquilli, arriverà il video acquisti manga del mese di aprile 2021, ma prima di quello, appunto, ho deciso di fare questo video dedicato ad una singola serie che ho recuperato. Poi uscirà il video uscite manga uscite, il video acquisti manga in generale. Poi molto probabilmente uscirà un altro video speciale, un po' come questo, dedicato però ad una serie fumettistica, anche se non è una vera e propria serie, ma sono degli speciali di un'opera italiana, ma non sto a dirvi altro. E poi uscirà ovviamente il video acquisti fumettistici di aprile 2021. Detto questo, di che cosa voglio parlarvi? Spero che non l'abbiate già capito. Ho già visto a causa o grazie all'inquadratura perché volevo farvi una mini sorpresa, ma dettagli. Comunque è una serie che volevo recuperare da tanto 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 tempo, anche se era di difficile reperibilità ultimamente, ma fortunatamente l'editore in questione ha ristampato tutti i numeri tra metà marzo e fine aprile, all'incirca metà aprile, e quindi li ho recuperati tutti istantaneamente. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando di Rocky Joe, anche chiamato Ashita no Joe, nella sua Perfect Edition, edita ovviamente da Star Comics, in 13 volumi. Scusate se sono tutti imbustati, ma innanzitutto toglierli tutti e 13 dalla bustina era un lavoraccio, anche perché dopo li avrei dovuti rimettere, e soprattutto era abbastanza inutile perché tanto vi farò vedere semplicemente le copertine e di conseguenza i disegni ve li farò vedere ovviamente solo dal numero 1. Questo qua è il numero 1 di Ashita no Joe, Rocky Joe, nella sua Perfect Edition edita da Star Comics. Gli autori sono Tetsuya Chiba e Asao Takamori. Asao Takamori è anche l'autore di L'Uomo Tigre oppure Arrivano i Super Boys. Invece Tetsuya Chiba, il disegnatore, almeno da quanto dice Wikipedia, non ha fatto moltissime altre opere così importanti. Certo, Rocky Joe per Asao Takamori è l'opera più importante, anche più importante dell'Uomo Tigre e di Arrivano i Super Boys, ma comunque sono opere abbastanza di rilievo, soprattutto diciamo anche in formato anime, perché mi ricordo che anch'io vedevo L'Uomo Tigre. Comunque questo è il primo volume e vi faccio vedere qualche disegno che comunque si vede che sono un po' anzianotti, potete notarlo, fanno un po' l'occhiolino da un certo punto di vista, ovviamente anche ai disegni del dio del manga Osamu Tezuka. Credo che all'incirca sia, immagino, degli anni 60-70 questo manga. Comunque, di che cosa stiamo parlando? Io ovviamente non l'ho ancora letto e non conosco perfettamente quest'opera, ma ovviamente stiamo parlando di uno shonen spokon basato, direi, sulla boxe. Il nostro protagonista, immagino abbastanza sicuramente sia lui, ovvero il nostro Joe, e non ho idea se voglia già diventare il miglior boxista o il miglior pugile, diciamolo così, del mondo, o se entra in questo mondo per altri termini, per altre vie. E se non ricordo male, forse ho sentito da qualche parte che in realtà Joe è un po' uno scapestrato, nel senso che fa botte e quant'altro, e di conseguenza una persona lo vede combattere e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice e farlo diventare un pugile, ma magari mi sto sbagliando. Comunque è un'edizione molto molto ben curata, devo dire, anche se senza sovracoperta, ma le copertine sia fronte che retro hanno le alette. L'unica cosa che non mi piace più di tanto è che né nel retro né appunto nelle alette c'è scritto una trama o comunque un dove siamo arrivati finora. Quindi o te lo leggi tutto di fila, e quindi ti leggi tutti i 13 volumi, come comunque avrò intenzione di fare per ricordarsi tutto perfettamente, oppure se avessi dovuto tipo aspettare 1 o 2 mesi da uno all'altro, ogni volta mi sarei dovuto rileggere le ultime pagine, comunque, perché appunto non essendoci scritto nulla da nessuna parte. Certo, all'inizio c'è questa pagina
con scritto, ad esempio, il picchiatore Joe compare nel quartiere dormitorio, però non credo sia questa frase o le altre frasi dei prossimi volumi a farmi capire perfettamente dove siamo arrivati. Comunque, dettagli, le pagine sono veramente, veramente molto bianche, mi sembra anche ottima l'apertura, come potete vedere, si apre tranquillamente e si legge tranquillamente. E l'unico appunto neo è questo qua che non c'è scritto nella trama da nessuna parte. Il costo comunque è di 8 euro a volume, quindi in realtà con poco più di 100 euro o poco meno di 100 se considerate il 5% di sconto ve la portate a casa ed è un manga direi storico. Non avrà fatto la storia come Akira, ma è sicuramente un manga importantissimo per tutti. E quindi veramente sono strafelice di averlo recuperato. Vi faccio vedere anche le altre copertine nel mentre. Questo è il volume 2 dove vediamo già dietro il nostro Joe moltissimi altri personaggi che probabilmente avrà già incontrato nel primo volume. Infatti lui, ve l'ho fatto vedere anche facendovi vedere l'immagine, probabilmente è il primo che lo prende sotto l'ala protettrice. Questo probabilmente è il suo primo vero scontro, il suo primo vero nemico. Poi abbiamo il volume 4. Probabilmente Joe si sta allenando, infatti lo vediamo molto sudato. Questo volume 5 torna, il nostro nemico che abbiamo visto anche nel volume 3. Poi arriviamo al volume 6 e quindi siamo quasi a metà. Volume 7, questa copertina a me piace veramente veramente tanto. Veramente è un'edizione secondo me ottima, sono tutti bei volumetti cicciotti, quindi credo che in realtà i Tankobon fossero un po' di più originariamente, ma appunto questa edizione probabilmente ha raccolto o due volumi in uno o un volume e mezzo in uno, un po' come farà all'incirca Fullmetal Alchemist, la Ultimate Deluxe Edition, che dovrebbe uscire proprio questa settimana quando sto registrando, ovvero il 6 maggio se non sbaglio. A proposito, se volete andare a vedere le uscite manga di questa settimana, andate appunto sul nostro sito che trovate qui sotto in descrizione, naturalboardgamers.it, dove trovate l'articolo apposito e lo trovate ogni settimana insieme a quello delle uscite fumettistiche. Volume 9 sta combattendo il nostro Joe. Volume 10, anche questa molto dark, molto molto bella. Tutti, ripeto, al costo di 8 euro l'uno. Molto, quindi anche molto molto economici rispetto agli standard odierni, non hanno, anche se li hanno ristampati, non hanno deciso di aumentare il prezzo come invece fanno altre case editrici. Vero Panini? Questa che ricalca un po' il volume 2, in realtà il volume 12, con dietro probabilmente molti suoi avversari storici, e il tredicesimo e ultimo volume. Il nostro Joe ormai stremato all'angolo, seduto in questa bellissima copertina in bianco e nero, veramente, veramente molto bella. Che dire, ragazzi, sono veramente felice di aver recuperato questa serie e consiglio ovviamente anche a voi di recuperarla, anche se lo sto dicendo a scatola chiusa. Sicuramente quando avrò finito di leggere tutti e 13 volumi, probabilmente ci farò un bel video sopra. Non aspettate ovviamente un video incredibile, con una disamina incredibile alla Caverna di Platone o Sommo Buta o quant'altro, perché non mi reputo minimamente un esperto come loro, ma ovviamente ho pagato e credo di poter essere in grado di fare una mini recensione, una mini valutazione, di un approfondimento, di parlarvene in modo tale da capire se magari fa il caso vostro o meno. Come è successo per Slam Dunk, ovvero con la pallacanestro, io non sono minimamente interessato a questo sport, quindi al pugilato, box, chiamatelo come volete, ma appunto spero che, come con Slam Dunk, grazie a Takehiko Inoue, anche in questo caso con la box, grazie ai nostri Tetsuya Chiba e Asao Takamori, mi possano far entrare in questo mondo, farmi appassionare e ovviamente farmi appassionare anche al nostro Joe, al nostro protagonista. Rispetto a Slam Dunk, ovviamente stiamo parlando di uno sport individuale, però sono ovviamente stra curioso, tutti ne parlano benissimo, un motivo ci sarà e sono ancora più curioso di conseguenza. Vi ringrazio ovviamente tantissimo per aver visto questo video, ormai è giunto al termine, è durato lo so poco, ma appunto, ho voluto fare questo video a parte, sia perché altrimenti il video acquisti manga sarebbe diventato lunghissimo, sia perché altrimenti la pila sarebbe diventata altissima, perché ovviamente ho preso anche altro. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, che sarà quasi sicuramente il video acquisti manga del mese di aprile. Ho anche già girato un video su un unboxing di Yu-Gi-Oh!, quindi se seguite anche le carte Yu-Gi-Oh!, aspettatevi anche quel video lì su Fantasmi dal passato. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, seguiteci tutti su tutti i nostri vari social, Instagram, Facebook, Twitter, trovate tutto qui sotto in descrizione, seguiteci sul nostro sito naturalboardgamers.it, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se vi fa piacere, scrivetemi un commento, magari dicendomi se l'avete già letto, se anche voi l'avete recuperato grazie a questa ristampa Star Comics, che cosa magari ne pensate di
di questa edizione e nulla, noi ci vediamo ad un prossimo video, grazie a tutti e ciao ciao!